Facciamo un cambio di tavolo. E come dicevo, chiamerei ora sul palco quelli che abbiamo definito i decisori, che ringrazio per la pazienza di aver ascoltato tutta questa prima parte. Abbiamo pensato in maniera un po' inusuale di dare, diciamo, la prima ribalta alle comunità giovani e dopo di far salire appunto sul palco i cosiddetti decisori. Ancora qualche minuto per far entrare le persone. Ci siamo quasi. Ok, grazie davvero allora per la pazienza da parte dei decisori. Io chiamerei sul palco, farei un cambio di tavolo, chiamerei Marco Bussone, che vedete qua, è presidente UNCEM nazionale. Chiamerei Francesco Monaco, coordinatore del comitato tecnico delle aree interne, e Filippo Tantillo, responsabile officina cultura aree interne, qui sul palco. Chiamerei i parlamentari Chiara Gribaudo e Monica Ciaburro, scusate, le parlamentari e Chiara Gribaudo e Monica Ciaburro sul palco. E chiamerei anche l'ideatore di Terres Monvise, sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, Loris Emanuel, presidente Unione Montana Vallestura, e Roberto Udisio, il delegato FAI di Cuneo. Allora, grazie davvero. Aspettiamo ancora Francesco Monaco. Eccolo che arriva. E io partirei proprio da Francesco Monaco, perché già ne parlavamo ieri sera. Questo tentativo di creare questa rete che parte oggi di giovani facilitatori delle aree interne è un'opportunità anche, pensavamo noi, per la strategia area interna, per poter avere delle antenne sul territorio, come si diceva ieri sera. Allora io chiederei a Francesco appunto una prima riflessione su questo, prego, prendi pure il microfono, una prima riflessione su questo: potrebbe questa rete diventare appunto l'antenna sul territorio della strategia nazionale area interna? E ti passo immediatamente la parola, prego. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Potrei dire la risposta è sì e andiamo avanti. No, a parte tutto, invece vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio di questa riflessione di stamattina, anche la serata di ieri che insomma è stata interessante. Abbiamo avuto in un momento conviviale un confronto con questi giovani che mi hanno detto cose persino più piccanti di quelle che abbiamo sentito oggi, ma è importante avere questo ascolto con queste persone. Sì, io ho preso tantissimi appunti, devo dire che sono venute fuori alcune questioni che mi piacerebbe recuperare in questo primo intervento, poi credo che ci sarà pure una discussione, tanti, però se riusciamo magari a discutere anche fra di noi potrebbe essere importante. La prima cosa che ho visto e che ho notato è che ieri sera mi è stata fatta notare in maniera molto forte è questa disconnessione che c'è, questa distanza fra le cose che fa una politica pubblica e le cose che poi percepiscono su quello stesso territorio i ragazzi giovani che lavorano sugli stessi temi della politica pubblica. Dico, ma com'è possibile? L'esempio mi è venuto dalle riflessioni che faceva Manuel,
che mi diceva ieri, ma appunto qual è il tuo sogno? Oggi ne ha detto altri. Fra le altre cose dice, il mio sogno è che nella mia valle ci fosse la possibilità di avere un'ambulanza in tempi, come dire, giusti per intervenire in caso di acuzie o di problemi. Questo è il mio sogno. Dico, ma come? Noi siamo 7 anni con la strategia nazionale aree interne, che stiamo lavorando su questi temi, che abbiamo proprio questo specifico indicatore per potenziare i servizi sulla salute. Un ragazzo che vive su quel territorio non sa che noi ci stiamo lavorando, ma qui è drammatica la distanza che c'è fra quello che fa la politica e i destinatari. Allora mi sono posto il primo tema: come avvicinare le politiche al destinatario, avendo consapevolezza che questa strategia aree interne, che ricordo per chi non lo sa, ma insomma 72 aree pilota, 1066 comuni, più di 1 miliardo di investimenti a terra su mobilità, salute, istruzione, sviluppo economico, turismo, con una metodologia innovativa, place based, le abbiamo sentite le cose qui, no? La partecipazione, il codice di condotta, il partenariato, arrivare a chi attua le cose, una partecipazione non formale con le associazioni anche più importanti, ma andare ai singoli, parlare con i singoli imprenditori, con i singoli cittadini. Ecco, com'è possibile che si è fatto questo lavoro in tantissimi anni e in un territorio in cui c'è una strategia, peraltro in Alta Carnia, ora ho visto che lì sono 3 valli diverse, insomma, però in Alta Carnia noi abbiamo, diciamo, una strategia approvata con un APQ che è in attuazione. Un giovane di quel territorio non sa che abbiamo fatto queste cose, quindi sicuramente dobbiamo colmare questa distanza. E da questo punto di vista la rete o le antenne territoriali per noi è un toccasana. Io direi, perché non ci abbiamo pensato prima? È evidente che queste questioni, se le proponi dall'alto, lasciano sempre il tempo che trovano, però se c'è un movimento di questo tipo che arriva dal paese reale, dal territorio, credo che debba essere assolutamente valorizzato. Un'altra cosa dico e poi termino, così magari continuiamo il giro. Qui c'è stato un punto di intermediazione importante e nelle varie testimonianze che sono state fatte mi ha colpito. Il punto di intermediazione è di lavorare con i beneficiari i beneficiari di questa politica. I beneficiari per noi sono i sindaci, le amministrazioni locali per lo più, poi ci sono anche le amministrazioni regionali con le ASL che attuano, le scuole, altri soggetti pubblici sul trasporto e sulla mobilità, però al centro di tutto ci sono i sindaci, le amministrazioni locali. Questo è un punto qualificante di questa strategia, che poi naturalmente viene rilanciata anche per il prossimo futuro. Se un altro giro dirò come è collocata la strategia anche nel piano di ripresa e resilienza, che è il piano che nei prossimi 3 anni dovrà investire in Italia 209 miliardi di euro, più del piano Marshall, quindi un'opportunità enorme che ha il Paese, e vi dirò come è collocata la strategia in questo piano, anzi come è stata collocata da questo governo e in particolare dal Ministro Provenzano che ha sostenuto questa strategia. Però mi volevo sottolineare su questo livello di non intermediazione, di lavorare e puntare sui beneficiari, sulle amministrazioni territoriali. Quello è un punto importante, perché i sindaci, i comuni sono, si dice sempre, il livello più vicino ai cittadini. C'è un punto di democrazia importante che deve essere rispettato, e sui sindaci si costruisce un sistema di relazioni interistituzionali importanti, in cui lo Stato, le regioni che hanno una parte importante, i territori devono lavorare. Questo sistema multilivello funziona in alcuni casi, in alcuni meno, sarebbe interessante discutere, però è sicuramente il sistema che abbiamo e che dobbiamo far funzionare. Tutti i tentativi di riforma costituzionale alla fine sono falliti, quindi noi abbiamo questo sistema, deve funzionare questo sistema. Allora è il punto nodale e puntare sui sindaci, al netto di tutti i problemi che hanno le regioni e c'ha lo Stato,
le amministrazioni centrali, e sono tanti, ne potremmo anche discutere, sarebbe anche semplice, come dire, in molti casi si tratterebbe anche, e lo dico, per alcuni casi quasi quasi si tratta di sparare sulla Croce Rossa, perché i problemi sono così gravi, molte volte a livello centrale e a livello regionale, che in cui si fa davvero fatica. Noi abbiamo regioni in cui non c'è manco un referente per le aree interne, mentre abbiamo regioni ben strutturate, con un sistema di gestione di controllo, in altre regioni non abbiamo neanche un referente, perché la regione non si è organizzata per fare questa operazione, oppure anche a livello centrale abbiamo difficoltà di questo tema. Ma voglio restare su un punto che è emerso anche nella discussione, il fatto delle classi dirigenti locali, perché i sindaci, con l'azione di stimolo dello Stato, in molti casi sono stati stimolati appunto a fare un partenariato attivo. Evidentemente, come è stato detto, a livello territoriale si sedimentano degli elementi, come dire, di conservazione o di resistenza al cambiamento. Questi elementi di resistenza avvengono sia a livello di società, Vanni ci ha ricordato, diciamo, quelle categorie antropologiche, un poeta importante che, insomma, di grido per la strategia interna parla nella società di scoraggiatori militanti. Quando vuoi fare qualche, sei giovane, vuoi fare qualche cosa in questi luoghi, nelle aree interne, c'è chi ha provato e ha fallito magari, e che scoraggia, è quello che incontri in un bar e non argomenta, risponde alle tue sollecitazioni con un'alzata di sopracciglio. Non si può fare, per dirti stai dove devi stare, ma la resistenza è anche nelle classi dirigenti locali, è evidente, e quindi noi dobbiamo lavorare su una maggiore compenetrazione. Anche lì ci sono soggetti molto innovativi fra i sindaci, noi ne abbiamo 1066, abbiamo incontrato tantissima vitalità e quindi tantissimi soggetti e sindaci su cui noi facciamo leva e sono gli innovatori, e abbiamo trovato sindaci che invece lavorano con altre logiche, con cui stiamo lavorando. Il referente di un'area in Campania, non voglio fare nomi, è un giovane sindaco che ha superato i 90 anni di età, ex presidente del Consiglio, per dirne una. Quindi uno si confronta con il territorio e deve sapere che sul territorio ci possono essere fattori di innovazione, fattori di freno nella società e nelle istituzioni locali. Quello che dobbiamo fare è far emergere, in una logica non di conflitto, perché è evidente che il conflitto non sarebbe sostenibile, o forse anche di conflitto, di idee, di lotta politica, dobbiamo far emergere delle dinamiche per cui questi giovani che abbiamo sentito oggi, man mano, abbiano quote, diciamo, progressive di trasferimento di poteri. Questo è il punto della strategia. La strategia aree interne sta lavorando su questo fronte. Io penso che ci siano le condizioni per fare questa operazione. Naturalmente servono le condizioni al contesto. Le condizioni al contesto sono un'azione di semplificazione su cui si deve impegnare lo Stato, un'azione di velocizzazione degli investimenti. Peraltro non è che uno è sempre conservatore e uno è sempre innovatore, non è così, perché uno può essere poi innovatore a 25 anni, a 45 è diventato un conservatore, questa è una storia nota. Quindi, come dire, la velocità delle realizzazioni è un fattore importante. Noi siamo in ritardo da questo punto di vista. L'input che ho avuto, io sono coordinatore di questo comitato da un paio di mesi, anche se facevo parte del comitato, insomma, da sempre, in rappresentanza di ANCI, eccetera. Però noi abbiamo un problema di velocizzare le realizzazioni. Dobbiamo fare in modo che, una volta che tu hai deciso una strategia, ci sono dei progetti, dobbiamo portare a terra subito questi progetti, e questi progetti devono realizzare subito ed essere e avere quella capacità di realizzare quegli obiettivi per cui i giovani, la popolazione, vedono le migliorie che sono apportate da questa strategia. Se questo non succede, perché le lungaggini amministrative o i processi di semplificazione, che dipendono da tanti fattori, impediscono questa realizzazione, abbiamo un problema, perché anche quei sindaci innovatori o quei sindaci che hanno provato a fare delle cose un po', come dire, buttando il cuore oltre l'ostacolo e vincendo anche le resistenze della società, perché non è che il sindaco conservatore, chiamiamolo così, è cattivo,
ogni comunità, ogni società ha il governo che si merita, diceva Hegel, no? Quindi evidentemente se ci sono elementi di conservazione ci sono anche nella società, e quindi un sindaco, buttando delle volte il cuore oltre l'ostacolo, riesce a superare quegli elementi, ma per convincere tutti e convincersi lui stesso che quella è un'azione innovativa, l'azione la dobbiamo mettere subito in campo. Se passano 3 anni dalla sottoscrizione di un accordo alla prima pietra che metti sui vari interventi che hai progettato, sia di servizio o di investimenti, tutto questo ragionamento si perde e tutto finisce in questa, come dire, palude. Un'altra immagine che evoca il poeta Franco Arminio, perché il paese può essere, nella metafora, un ruscello che scorre, in cui l'acqua tutto, diciamo, pulisce tutto ed è sempre chiaro, oppure può diventare una palude dove l'acqua si ferma e tutto arretra. Per cui se noi riusciamo a dare immediatezza alle decisioni pubbliche che prenderemo con gli investimenti e le risorse, probabilmente avremo dato un contributo importante a questi territori, e da questo punto di vista daremo anche una risposta possibile a questi giovani che stamattina ci hanno interrogato. Grazie, grazie Francesco. Allora direi che la rete dei giovani facilitatori delle aree interne si avvia a essere una delle antenne sul territorio della strategia, e passerei ora la parola alle parlamentari, andando in ordine alfabetico, a Monica Ciaburro, che ricordo è anche assessore all'Unione Montana Vallestura di cultura, per la cultura e il turismo, giusto? Se non sbaglio. Ecco, perfetto. Visto che sono in casa mia, magari l'ospitalità. Ah, esatto. Perfetto, io andavo in ordine alfabetico perché appunto non volevo fare delle gaffe allora, però non so, insomma. Mettavamo la scaletta. No, appunto per dire, come voi che siete persone impegnate e quindi molto attente a questi discorsi che sono stati fatti oggi, perché in prima persona portate avanti, ecco, un impegno, è possibile dare risposta a questi sogni secondo voi? E quali sono le strade, le difficoltà che vedete nel prossimo futuro? Allora, intanto volevo ringraziare, perché tutto quello che oggi riusciamo a dibattere o comunque creare un momento anche di confronto e di stimolo rispetto a molte suggestioni che anche a me, anche per me sono state molto preziose, è stato reso possibile anche rispetto a bandi messi in campo, istituzioni che hanno creato questi bandi e che hanno sensibilizzato questi giovani attraverso persone sul territorio che hanno potuto oggi essere qua in veste di facilitatori, piuttosto che il gruppo giovani attraverso i GALE e quante altre misure ci sono sul territorio che in qualche modo funzionano. Poi possono funzionare meglio, possono essere più puntuali, ma si può partire da lì per cercare di migliorare, come in qualsiasi processo, in qualsiasi pianificazione di una visione, immaginando una strada, poi la posso correggere, come diceva bene anche Angelo, siamo partiti, strada facendo riscontriamo delle criticità oppure delle cose che possono funzionare meglio, quindi anche l'attenzione ad osservare tutti i processi per migliorare sempre la strategia e portarci magari anche oltre rispetto a quello che si era sognato, immaginato, desiderato. Io credo, per quello che riguarda i sogni nello specifico, sono della valle, mia mamma, mio nonno e i miei bisnonni sono di Argentera, mio nonno forse l'ultimo che ha vissuto a Ferrere, borgate che non solo si sono come dire, svuotate, ma addirittura sono praticamente chiuse d'inverno, quando comunque anche allora si viveva quella borgata in inverno in assoluto e rigoroso isolamento dal paese per il rischio valanghe e quant'altro, gente che sapeva e riusciva a vivere, ma solo insieme, perché quella piccola comunità riusciva a sopravvivere isolata, quindi chiaramente non si parla di ambulanza, non si parla di internet, non si parla di televisione in quell'epoca, ma sono sopravvissuti con una forza di comunità che metteva insieme quelle che erano le energie migliori di quelle persone, uomini e donne, che pianificavano la
affrontare l'inverno, ovviamente, quindi con tutto quello che era necessario di beni primari, che potevano essere la legna, che chiaramente poi nell'inverno, essendoci la neve, non sarebbero potuti andare a tagliare le piante e quant'altro. E poi anche per quello che era il mutuo soccorso, perché se qualcuno stava male c'era quello che aveva più competenze per provare con rimedi naturali a trovare le cure per. E quindi questo per dirvi cosa? Che io anche sono stata sognatrice, lo sono ancora, perché credo che se non c'è ottimismo non c'è speranza, se non c'è speranza non mi muovo e non faccio nulla per cercare di migliorare o correggere quello che posso nel mio ambito e nel mio piccolo. Faccio, come è stato detto anche il sindaco di Argentera, che è proprio il comune che è confinante, quindi a 1700 metri, confina con la Francia, e ahimè il confronto con la Francia per quella che è la struttura istituzionale è a volte molto mortificante, perché mettono in campo, forse anche con un'organizzazione di sistema più funzionale, proprio l'apparato istituzionale. Rispetto ai sindaci, sono d'accordo, fa quasi strano pensare a un sindaco di 90 anni che si mette in campo per non esercitare un potere, perché io credo che l'amministratore non esercita mai il potere, anzi cerca di governare dei processi per essere utile a quel bene comune che deve amministrare nell'interesse di tutti, di chi l'ha votato, di chi non l'ha votato, di chi gli è simpatico, di chi gli è antipatico, con una visione, immaginare quella comunità e uno sviluppo di quella comunità a un tot di distanza, e quindi mettere in campo quelle misure che possano essere propedeutiche e necessarie per arrivare dove ha immaginato possa arrivare quella comunità. Il dramma è che oggi chi si impegna ancora in prima battuta, che io ormai dico è quasi fare il missionario, fare il sindaco, perché poi vediamo anche con l'Unione, il presidente qua lo può confermare, lui si impegna per tutta la valle, rappresentando tutti i comuni, ma adesso non per farne una questione di soldi, ma senza retribuzione, quindi deve sottrarre tempo, non può chiedere il distaccamento e deve fare l'uno e l'altro per cercare di fare bene il suo lavoro, che gli porta a casa quello che gli consente di far sopravvivere la famiglia, ma al tempo stesso cercare di guardare al bene di tutta una valle, trovando tempo e togliendo tempo alla sua famiglia e quant'altro. Quindi io credo che oggi siano emersi tantissimi temi, io ne ho buttati sul tavolo altri, e ognuno dei quali, piuttosto che buttarlo là e lasciarlo un po' così, meriterebbe davvero un approfondimento per cercare di, su ognuno di questi, cercare di trovare una soluzione, e ognuno con delle tematiche e delle competenze specifiche. Però lo stimolo di oggi, oltre a fare ancora di più, ascoltare ancora di più, sulla conoscenza delle problematiche delle aree interne, credo di conoscerle molto bene, perché vivendole tutti i giorni, prima ero là, la cosa drammatica è che stamattina mi sveglio, mia mamma 71enne che ha ancora un'attività lì, e che sì, sono d'accordo, non è resilienza, è resistenza, ma è un modello di valori, di vita, di voglia di fare, che ha fatto sì che la trascinasse per tutta la sua vita e che ha trasmesso anche a noi, ma perché abbiamo lei come riferimento, e quindi quell'impegno mi ha fatto sì di metterlo tutti i giorni in quello che faccio, con impegno e anche sacrificando altro. Però la cosa drammatica è capire che oggi, quando lei apre le porte turisticamente a quello che arriva, in questo caso era un corso, e poi si ritrova il furto stamattina, quindi carabinieri, io adesso sto cercando di capire qual è il suo stato d'animo, dire non ha mai avuto paura di nulla, sta spesso da sola, e tiene aperto turisticamente questa attività, a volte dando proprio il servizio al pellegrino quando nevica, è l'unica aperta, e lo accoglie con quello che poi, come sa fare, per quelle che sono le sue abitudini. Ma come sarà oggi e domani lei? Avrà ancora la voglia, la forza di tenere aperta quell'attività con tutte le fatiche del caso, ma che la fanno anche stare viva, perché ha un confronto anche con tutti quelli che passano, per cui con persone che pensano in modo diverso, un confronto, una contaminazione anche. Ma domani avrà ancora quella voglia, quella forza, quell'ottimismo nell'aprire la sua serranda? Purtroppo i problemi si stanno, come dire, moltiplicando. Sul tavolo abbiamo anche già il progetto del BUL, della banda ultralarga, ma ahimè
è ancora sul territorio noi non lo percepiamo perché siamo ancora distanti anni luce, l'abbiamo anche toccato con mano adesso quando nel lockdown la didattica a distanza nell'emergenza è stato uno strumento utile, ma non tutti ahimè eravamo connessi. Non tutti, ahimè, io avevo delle famiglie che per fare i compiti oppure per chiedevano la connessione internet, allora ci si inventava come fare, come aiutarsi per la famiglia che magari aveva il satellitare e quindi riusciva a essere connesso. Ecco, io credo che ogni misura è utile se ha all'interno di una visione strategica e programmatica di quella che deve essere la nostra Italia in senso generale, ma poi declinandola nel più piccolo territorio della nostra nazione, proprio perché non ci siano più, o costruire le situazioni per le quali non ci siano più quelle disparità di servizi e di vita che purtroppo oggi viviamo e soprattutto nelle nostre aree. Se riusciamo ad avere questo come sogno generale che tocca la Sicilia fino al nord più estremo della nostra Italia, riusciamo a essere non egoisti in questo, perché se noi siamo italiani da nord a sud, ma nella realtà dei fatti e delle misure che possano essere capillarmente fruibili sul territorio, per me questo è il sogno più grande che da parlamentare posso vedere. Dopodiché misuriamoci sulle cose di tutti i giorni, perché ne abbiamo tante, ma quelle basta trovare un po' di buonsenso, volontà, passione e secondo me molte si possono risolvere anche in poche ore. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a Monica Ciaburro, quindi meno progetti speciali e più un tentativo, come dire, in qualche modo di organizzare una corrente che vada in tutti i territori del nostro paese, no? Questo è un po', grazie mille. E passerei la parola alla parlamentare Chiara Gribaudo, a cui giro di nuovo la stessa domanda: come facciamo a dare una risposta, come si può fare a dare una risposta ai sogni che abbiamo sentito stamattina dal suo punto di vista come parlamentare? Sì, intanto grazie, io penso innanzitutto che oggi, per chi come noi a vario livello fa politica e attualmente pro tempore lo facciamo come mestiere, avete restituito voi una speranza e una boccata d'ossigeno. Lo dico perché poi arriverò alla parola che più mi è rimasta impressa, che è restanza, e che dovremo cambiare, dovremo togliere resilienza e mettere restanza nella scrizione del programma del Recovery Fund e dei progetti annessi, vero? Ma una mozione su cui dovremmo ragionare, stamattina mi è nata quest'idea, devo dire, penso che farò una mozione parlamentare per cambiare resilienza e restanza, probabilmente perdo, ma sono abituata a perdere, anche se oggi, per esempio, lo dico per chi non mi conosce, sono stata amministratrice prima di fare la parlamentare, ho creduto in alcuni sogni, in alcuni progetti di questo territorio, che parte sono realtà, c'è qui Beatrice Verri e mi riferisco alla Fondazione Nuto Revegli, quindi al recupero di zone abbandonate, totalmente abbandonate, che grazie a un mix di competenza, cultura, sapere, turismo, hanno fatto sì che effettivamente ci fosse uno sviluppo legato a Paraloop, ma voglio dire legato non solo, che hanno dato vitalità a una valletta esterna di cui io sono tra l'altro originaria pure io, infatti mi fa ridere, Monica mi diceva parla tu che io sono la padrona di casa, dico però io sono mezza di Rettana, mezza di Borgo San Dalmazzo, però diciamo non sono troppo lontana, superiamo le barriere territoriali diciamo di 5 km dall'altro se no andiamo poco lontano, però in questo senso per ridere, e cioè che effettivamente noi abbiamo la necessità di far rivivere, come diceva anche Monica, tutto il nostro territorio, l'arco alpino, che è fonte di risorse, è fonte di sapere, è fonte tra l'altro di ricchezza che ha distribuito negli anni ai territori, perché non lo dimentichiamo mai, l'acqua che arriva giù e l'energia che arriva giù parte da su. È vero che l'acqua scende, ma forse a proposito di riapproparci di tante questioni, dovremmo ricordare a chi in qualche modo utilizza le risorse naturali, che sono indubbiamente, mi permetto di dire, il nostro bene più prezioso. È vero che faccio sponda a Roma, Borgo San Dalmazzo, ma mi ritengo ancora una dei nostri, del territorio. Effettivamente dovremmo fare attenzione e riprenderci questi aspetti dal punto di vista non solo del turismo, ma anche dell'energia, dell'effettiva, come dire,
struttura materiale, paesaggistica, ambientale che ci appartiene, che in qualche modo va un po' ricondotta, io credo, alle comunità locali. Lo spopolamento in montagna, ce lo raccontava Nuto Revelli nei suoi libri, non è cosa di oggi. È chiaro che la grande industria ha fatto spesso andare via le persone dalla montagna, ed effettivamente chi oggi decide di ritornare e di ripopolare, per me può essere di un paesino non a 5 km da me, ma anche a distanza di migliaia di chilometri, io lo accolgo perché benvenuto. Perché attenzione, noi troppo spesso parliamo di paure e fomentiamo le paure e dimentichiamo appunto di costruire invece quelle comunità che non siano comunità del rancore, in cui ci chiudiamo ancora di più, perché se devo dire io ho un po' paura di questo. Oggi per me è stata una giornata di ossigeno, perché ho sentito i nostri ragazzi raccontare delle storie positive, costruttive, persone che vogliono costruire le comunità senza stereotipi del passato, senza pregiudizi, continuare a dare una continuità di idee e di valori del passato, quindi radici, ma ali, radici e ali. Radici piantate nelle nostre valori, nei nostri, come dire, nel nostro sapere e saper fare. E le ali, cioè la capacità di tenere insieme appunto il territorio, i valori, il nostro credo e la costruzione di un sogno. Però è vero, io sono in commissione lavoro in questi anni, quindi il tema dei NEET che veniva sottolineato negli interventi che ho sentito stamattina mi ha molto colpito. Il nostro è un paese che rischia tantissimo, altro che l'invasione, ma l'immigrazione. Noi ogni anno, sono i dati del 2019, lo scorso anno oltre 160.000 italianissimi giovani formati nel nostro paese se ne sono andati per cercare un'occasione e rischiano di non tornare perché qui non trovano il loro futuro. E allora noi dobbiamo fare in modo che invece non solo tornino, perché è giusto, come diceva stamattina qualcuno, è giusto fare esperienza all'estero, a 20 anni ci manca che non facciamo delle esperienze fuori, ma è importante poi ritornare al nostro paese, ma questo paese deve darti delle opportunità che si chiamano opportunità di lavoro, di formazione seria, permanente, costante di lavoro, perché io credo che sia il lavoro la cittadinanza e non qualcos'altro. E allora è su questo che bisogna realmente provare a far cadere a terra le riforme che noi pensiamo, e lo dico soffrendo, perché se devo fare una critica, oltre a quella delle classi dirigenti che non hanno forse la giusta attenzione all'ascolto, alle necessità, e anche che poi molto spesso, guardate, noi lo viviamo, magari facciamo anche lo sforzo parlamentare migliore possibile, usi le parole più giuste, non cadi nel burocratese incomprensibile, sì, va bene, fai quel passaggio, ma poi quelle parole o quei progetti rischiano di non cadere a terra, un po' come tanti bei progetti magari quando non sono più finanziati non riescono più ad andare avanti. Bisogna dare continuità. Lo dico a chi ha delle responsabilità molto importanti, forse anche più di me, la dico provocatoriamente, che decisori fatichiamo ad essere. Ma perché si fatica ad essere? Perché appunto si è interrotta quella concatenazione. Io lo dico essendo un amante della politica, credo che servirebbe più politica, non meno politica. Don Milani diceva: sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Noi ci siamo, naturalmente, perché il mondo è andato così. Ora non voglio aprire una grande digressione, ma è così nella cultura, nelle comunità, ed è così nel mondo del mercato del lavoro. Si è andati verso una frammentazione così profonda che ciascuno non si è più sentito pezzo di collettività, ma è stato sempre più solo, solo davanti al mercato, solo nella propria comunità. E questo ci ha rinchiuso in maggiori paure. Noi abbiamo paura, ed è per questo che i nostri giovani faticano a sognare. Però dissento. Io non credo che nelle aree interne oggi i giovani sognino di meno, anzi credo che quelli che rimangono e che investono siano quelli che sognano di più e che lo fanno con maggior restanza. In questo senso forse uso resilienza per la prima volta, perché ci credono per davvero. Bisogna accompagnarli questi sogni, questo sì, ed è compito della politica a tutti i livelli. Mi ha fatto sorridere sentire prima del progetto IEP, non la vedo più in sala. Ricordo perfettamente, perché dovete sapere che io ero sempre quella più giovane nell'Unione Montana, essendo che facevo l'assessore a Borgo San Dalmazzo, ricordo ancora che quel progetto lo portai, però ci fu, lo dico a onor del vero, qualcuno che mi guardò un po' come se fossi venuta da Marte.
tendenzialmente la maggioranza. Poi però ci fu chi mi diede fiducia e avevano i capelli grigi, molto grigi. Questo per dire che effettivamente non è detto che l'età faccia l'innovazione migliore, abbiamo bisogno di imparare, di apprendere, la conoscenza è un valore fondamentale, l'ho raccolto negli interventi di stamattina. Se voi avete avuto successo perché avete investito nel capitale umano e nella conoscenza, che si trasforma anche in turismo, che si trasforma in economia, ma quello è il valore più importante legato alle bellezze e alle straordinarietà del nostro paese. Da questo punto di vista è stato già accennato molto 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 puntualmente, molto bene, ovviamente, da Monaco, e io sono convinta che l'opportunità durante questa crisi enorme, incredibile, sappiamo che c'è stata una grande crisi finanziaria economica, quella del 2008, quella legata a questa pandemia sarà ancora maggiore, ce lo dicono gli studi economici più importanti del pianeta, benissimo. Proprio perché c'è questo cambio profondo e questa crisi profonda, è davvero l'occasione, e non può essere, come dire, un modo di dire, è davvero l'occasione per cambiare paradigma di sviluppo economico e di visione complessiva delle nostre comunità. Per fare questo però non bisogna soffiare sulle paure. Ecco perché io penso che su questo bisogna lavorare di più nelle costruzioni di comunità di cura. Di cura delle persone, di cura del modello di sviluppo e anche di affiancare però questi modelli con l'economia vera, altrimenti appunto le fabbriche sono sempre a valle e non sono in montagna, non perché noi dobbiamo costruire fabbriche giganti in spazi in cui non c'è manco lo spazio per costruirle, ma noi abbiamo sì la necessità di legare i processi economici a quelli turistici, a quelli culturali, a cercare di connettere le reti. Le risorse ci sono, sì, ci saranno, io credo che in realtà serva fare delle scelte poche, chiare e, aggiungo un termine, coraggiose. Oggi è il momento del coraggio. E allora io penso che le vostre esperienze, le esperienze che ho sentito stamattina, sono particolarmente utili e interessanti. Auspico che anche all'interno dei ministeri, proprio perché poi spesso ci sono molto gli apparati dello Stato e dei territori come i GAL, come tutti gli enti intermedi, non sempre, non solo è la politica deve accompagnare i passaggi virtuosi, poi sono appunto i GAL, i ministeri, le regioni, i funzionariati che accompagnano le valutazioni, così abbiamo evitato anche che la politica, come dire, faccia del clientelismo progettuale, che è da evitare, visto che abbiamo già dato come paese da questo punto di vista, ma è altresì importante che ci sia questa forte connessione tra chi in qualche modo gestisce le risorse, i decisori che tracciano le linee guida e chi effettivamente le pratica. E aggiungo, nel recovery plan, così come nelle riforme che devono essere fatte, c'è un elemento che dovremo applicare, cioè quello della verifica dei risultati, cosa che spesso non viene effettuata. Quando inizieremo invece, come fa il privato e come ci hanno raccontato alcune esperienze, applicare questi metodi di valutazione, i metodi di valutazione oltre che i metodi per capire quello che manca, i metodi di valutazione dei risultati, io penso che potremmo fare un avanzamento di qualità indispensabile per chi ancora oggi resiste. Chiudo, io voglio ringraziare Silvia, voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo momento, perché abbiamo ascoltato delle esperienze da altre parti d'Italia davvero preziose e positive. Abbiamo bisogno di far crescere la foresta, che fa meno rumore dell'albero che cade, ma abbiamo veramente la necessità, mai come oggi, di far crescere questa foresta, perché voi siete il futuro del paese, e da questo punto di vista bisogna che ci sia però quello scatto di partecipazione in più, ve lo dico con qualche capello bianco, di partecipazione. Ho sentito i ragazzi della Vallestura che fanno dei percorsi. Impegnatevi anche nelle amministrazioni comunali, iniziate a spendere il vostro tempo anche non solo nella progettazione, che vi dà sicuramente più soddisfazione, la politica è una fatica, ma è una fatica che vi riguarda e quindi dovete prendervela. Grazie, grazie alla parlamentare Chiara Gribaudo. E due
due passaggi fondamentali. Uno è questa idea del cambiamento di paradigma. Ecco, io invito di nuovo a fare nostri gli strumenti, il manifesto di Camaldoli, il manifesto di Assisi e il manifesto di Abitare l'Italia, perché lì ci sono davvero i punti da cui si può partire per pensare a questo cambiamento di paradigma. Sono degli strumenti importanti. E l'altra cosa è la continuità. Ne parlavamo anche prima per quanto riguarda i progetti, cioè i territori hanno bisogno di continuità, sono processi lunghi quelli che portano a cambiamenti, e quindi a volte ci sono invece queste diciamo queste lesioni che non fanno bene, perché poi si stressa il territorio e non crede più, no, in questo, quindi l'attenzione. E ora io, seguendo un po' l'elenco che ho in mano, passerei, si è parlato dei comuni, no, dell'importanza dei sindaci in questo processo. Volevo passare prima da Marco, tanto poi richiamiamo non è colpa tua. È come il ballo, sai, quello della sedia, sei rimasto in piedi, vabbè, ma adesso no, e chiederei a Marco Bussone di dirci anche lì. Io rigiro sempre la stessa domanda, cioè come facciamo a dare una risposta, come fanno i sindaci oggi a dare una risposta ai sogni che queste comunità di giovani ci hanno portato qui? Prego Marco. Non lo so e non ti rispondo, però per stare in due minuti dico tre cose: tempo, uomini e risorse. Noi abbiamo un fattore tempo che è decisivo. Per tutte le risorse che arrivano abbiamo un'emergenza temporale, perché Francesco Monaco sa che abbiamo speso troppo poco in troppo tempo. Abbiamo speso meno del 5% sulla strategia interna, ci abbiamo messo troppi anni, nessuno la conosce perché la conosciamo in quattro. È un problema gigantesco che però è a carico nostro. Allora, il fattore tempo è un problema che nasce dai ministeri, che nasce dalla politica dei palazzi, che nasce però anche sul territorio. Io credo che dobbiamo dare una svolta a questa roba, Francesco, perché se la strategia avrà un futuro per le aree interne, per le aree montane, le geografie sono importanti, deve esserci un tempo diverso nella gestione di questo ambaradan, perché non possiamo correre avanti e indietro da Roma con la penna rossa a correggere i territori che dicono delle cose, non possiamo avere delle aree, l'abbiamo sempre detto, scusate, lo ripeto, non possiamo avere delle aree circostanziate che creano sperequazioni con l'area vicino, perché la Valle Maira, la Valle Grana ce l'hanno, la Valle Stura non ce l'ha, allora si incazzano e allora diventa un problema. Perché diventa un problema? Perché sono 1072 comuni e non ci sono i fondovalle dove c'è Saluzzo che ha guidato un percorso, come deve fare Cuneo, come deve fare Mondovì, come deve fare Ivrea, come deve fare Torino. A Torino nessuno continua a parlare in questa campagna elettorale. Noi che siamo orientati su Torino, pur abitando nelle valli, guardo Maurizio in campagna elettorale che parte adesso su Torino, nessuno parla della città metropolitana che si estende fino a Sestriere, fino a Ceresole, piaccia o no, ma questo è. E in quelle dinamiche io credo anche verso il piano resilienza del New Generation c'è ancora troppo poco dimensione territoriale che si estende oltre le aree urbane, c'è ancora troppo poco il dialogo con le aree urbane. Credo che ci sia la necessità, e lo dico tra amici, tra persone che hanno espresso una serie di sogni, desideri, istanze verso anche la politica, no? Quello che dicevano Chiara e Monica. Io credo che però ci sia la necessità di avere degli uomini più preparati che stanno meno a discutere su delle anche cose banali. Allora, se in questo paese crediamo nel ruolo dei comuni, crediamo che il ruolo dei comuni nei piccoli, nelle realtà, i comuni piccoli sappiano lavorare insieme, e lo dico anche verso altre associazioni che non stanno credendo in una dinamica di unione che deve funzionare, che crede ancora che il comune di 90 abitanti possa fare tutta la pianificazione o di 200 abitanti possa fare tutta la pianificazione per salvarsi. Siccome nessuno si salva da solo, crediamo in qualche strumento serio, duraturo. Decidiamo quanto dobbiamo essere centralisti e federalisti. Monica ha detto una cosa vera rispetto alla Francia. La Francia ha deciso quanto essere, pur con della storia, una 300 anni di storia molto diversa da quella italiana, ma ha deciso quanto essere centralista, quanto essere federalista. Ha fatto una riforma istituzionale seria. Noi in questo momento non siamo stati capaci di fare delle riforme istituzionali, e questo va a pesare enormemente, a mio giudizio, su quelle che sono poi le capacità dei territori di esprimere capacità, rispondere ai sogni di chi li ha espressi stamattina, di essere comunità anche, come si diceva bene Chiara, e qui sappiamo quanto la storia sia cambiata anche rispetto ai libri di Nuto e all'analisi di Nuto Revelli, no? Perché poi la storia cambia, risorse oggi ne abbiamo, il programma Alcotra
che ha portato, lo dico per francese ma lo sappiamo bene, no? Oltre alla strategia, oltre ad altre cose che ci sono, il programma Alcotra ha mosso 200 milioni di euro. Li vediamo o non li vediamo? Perché se non li vediamo è un problema. Se non li vediamo, abbiamo fatto un po' tanto studi e ricerche, ma è un problema per chi abita sui territori. E quando sulla prossima programmazione c'è qualcuno che impone, altri paesi che impongono che le risorse vengano date in base alla densità di popolazione, anzi al numero di popolazione sulle frontiere, vero Lorenzo? Questo però è da contrastare. E se noi siamo frammentati e continuiamo a pensare che le strategie debbano durare 10 anni prima di iniziare a spendere un euro, poi le rivediamo, Valerio, allora abbiamo perso tempo. Scusate, abbiamo perso tempo. E le risposte ai giovani non le abbiamo, anche la mia, sono ancora nei 35, non so se fino ai 35, ne ho ancora 34 fino a 8. Le risposte non le abbiamo date, in Carnia come in altri posti. E nessuno sa quello che succede perché non riusciamo neanche a comunicare, e sui giornali vanno i conflitti in Consiglio Comunale, che chi se ne frega dei conflitti in Consiglio Comunale, perché non riusciamo neanche a comunicare, lo dico con un rammarico enorme. E con una necessità però di andare avanti su un percorso di futuro che dice ci sono 209 miliardi che non possono essere di nuovo catapultati soltanto sulle periferie urbane. Sulle periferie urbane c'è molto da investire, c'è una miseria peggiore delle nostre aree, non c'è un dibattito così intenso come c'è stato, guarda un po', anche solo negli ultimi 8 mesi rispetto a cosa i nostri territori sono. Non c'è un'analisi così raffinata, guardo Filippo, guardo tanti altri docenti universitari, Antonio De Rossi, persone che conosciamo, che sono nate anche su questa terra. Il Piemonte, lo diciamo, ha costruito le politiche per la montagna dal 52 a oggi, insieme ai friulani che avevano scritto nella Carta Costituzionale che non ci dedicavamo alle aree rurali o ad altre aree, alle aree montane, no, Friuli. E Sicilia, vabbè, Sicilia, eravamo fratelli e gemelli, no? Adesso. Però per chiudere, noi abbiamo, le risorse non ci mancano, in questo momento le risorse ci sono, poi il Fratelli d'Italia può dire le metto un po' di qua, il PD può dire le metto un po' più di là, adesso questo è un problema diverso, però le risorse ci sono. E io vorrei che sui territori però ci fosse una capacità di vedere un po' più di futuro e di concentrarsi su un progetto serio che non veda poi sempre arrivare qualcuno che dice no, ma che sia l'agenzia, facciamo i nomi e cognomi, qui abbiamo visto agenzie arrivare dai palazzi che dicono no, ma non hai messo, cos'è, non hai messo i medici, dov'era Lorenzo? Non puoi mettere l'incentivo per i medici per le Valli di Lanzo, no, l'incentivo per i medici nelle Valli di Lanzo lo mettiamo, è scritto nel DL Calabria, l'avete votato, adesso non mi ricordo chi aveva fatto l'emendamento su quella roba lì. I 200 milioni di euro sugli esercizi commerciali e le imprese ci sono, bisogna spendere in una dimensione di valle, è inutile che Valloriate li spenda 10.000 euro o Argentera spenda 9.000 euro. Su questa roba io cercherei di concentrare anche un'azione di un sindacato, quale UNCEM, provando a non essere passatisti ma essere più rivolti a un percorso di futuro, e nel risponderti banalmente, certo che dobbiamo raccogliere le sfide della nostra categoria giovani, no? E certo che dobbiamo raccoglierle, e qui ci vuole anche una nuova capacità degli amministratori locali di essere più formati, più aperti a parlare con il territorio, cosa che già fanno ma non sempre lo fanno insieme, viaggiano ancora un po' troppo in compartimenti stagni, e ci vuole una politica che però decida. Le unioni o comunità montane sono uno strumento di lavoro? Sono lo strumento di lavoro dei prossimi 20 anni. C'è un ambito territoriale che prende dentro le realtà anche urbane del fondovalle, perché altrimenti non si va da nessuna parte, perché Saluzzo all'ospedale e al distretto sanitario e c'ha tutti i servizi eccetera eccetera, quella è la dimensione, e su quello si lavora e si ragiona, piaccia o no. Io su questo veramente sfido anche affinché nel recovery plan, siccome le risorse ci arrivano se facciamo le riforme, non c'è solo la riforma della giustizia da fare, l'ho detto al Ministro Amendola, lunedì c'è una CTV, io faccio parte del comitato interministeriale come UNCEM su questa roba, io ho detto però no, non basta la riforma della giustizia o altre riforme, serve anche la riforma istituzionale, sarà lunga, vedrà contrapposti di nuovo anche i partiti delle due parlamentari sul palco, mi sta bene, ma questo è fondamentale. Perché altrimenti non riusciremo né a spendere né a avere la capacità, lo dico guardando Valerio, lo dico guardando gli altri amministratori, determinati al massimo, ma senza una struttura adeguata che ci permetta di essere veloci ed efficaci. Grazie.
Grazie Marco, quindi diciamo che unioni aree vaste, ecco, più possibile, perché non si può più ragionare su singole. Non mi piace il termine, ma va bene per capirlo. Sì. Allora, dimensioni territoriali, certo, che contano, dimensioni territoriali che contano. E un'altra cosa, dicevi tu, la lentezza, la difficoltà nel comunicare quello che viene fatto. Però ecco, non tocca a me difendere la strategia, però diciamo che forse da tanti anni è la prima volta che si tenta di mettere mano alla pubblica amministrazione per riformare qualcosa e cercare veramente di collegare ai territori. Poi funzione, che però, sia facile o difficile, le non so. Le comunità montane avevano 40 anni di storia, Non è che non è mai esistito niente. Adesso lo dico con tutto il rispetto per la strategia e l'affetto per la strategia e l'amore anche per una cosa nuova. Le comunità montane, gli enti parco e altri soggetti hanno 40 anni di storia. Non bisogna pensare che quella roba lì distrugga tutto il passato, Che no, sia no, certo. A nord-est, sud, centro, nord-ovest. Qualcuno, non Francesco, qualcuno invece ha pensato che bisogna cambiare e voltare un po' troppe pagine. Certo, e comunque passerei la parola a Filippo Tantillo, che è responsabile Officina Cultura Aree Interne, proprio per raccontarci, i sogni sono, i territori esprimono dei sogni, delle visioni, però a livello centrale, diciamo, di pubblica amministrazione, di ministeri così, ci sono dei problemi a riuscire a recepire e a mettere in campo queste cose, forse di tempi. Ci puoi raccontare un po' come state cercando di far dare una risposta a questi sogni? Dunque, no. Allora, diciamo, qualche considerazione iniziale prima di arrivare alla tua domanda. Diciamo, io la butterei lì quasi come una provocazione, diciamo, ma vista da lontano, con un occhio di uno che guarda i territori diversi di questo paese. Ecco, le aree interne non sono le aree povere necessariamente di questo paese, sicuramente non sono più disagiate di molte altre aree, come già è stato detto da altri, non solo da me. E anzi, diciamo, da un ex sindaco di cui mi onoro di essere anche amico, mi viene la sollecitazione: guarda che qui nelle aree interne spesso tutti quelli che sono rimasti in queste aree hanno una piccola posizione di rendita. Allora, chi soffre nelle aree interne? Si soffre nelle aree interne? Sì, si soffre, e i giovani soffrono, i giovani più degli anziani. La verità è che se noi vediamo anche, come dire, un indicatore banale, però lasciatemelo, però la vita media nelle aree interne è più alta che nella media del paese. Quindi è vero, ci sono dei disagi connessi all'isolamento, indubbiamente, questi nessuno li nega, però non significa che siano peggiori di altri. Allora, la cosa che mi viene da mettere al centro è che proprio i giovani soffrono, e molto, nelle aree interne, e esprimono anche il malessere. E devo dire, diciamo, dal mio osservatorio assolutamente parziale di tutta questa roba, però, e come è stato detto anche stamattina da più di un intervento, i giovani sono più uniti di quanto non lo siano le altre generazioni che vivono in queste aree, cioè si confrontano un po' di più, condividono delle cose nuove, e non soltanto, diciamo, anche quelli ancora più giovani che ho avuto la fortuna di incontrare sui territori, cioè i sedicenni, i diciottenni, i ventenni, che oggi non abbiamo visto in particolare, ma diciamo che esistono, che sono appunto uno dei pezzi che soffre di più nei territori, e per questo si nasconde, come spesso sono più fragili, è difficile vederli. Noi abbiamo provato tante volte a coinvolgere gli studenti delle scuole, che vengono comunque sempre intermediati da chi intermedia i loro bisogni e desideri. In realtà questi hanno in realtà una capacità di espressione molto forte, sulla quale bisogna puntare molto di più, io penso. Per esempio, anche sui ragazzi, stamattina anche è stato ricordato il Covid, è successo, cosa è successo col Covid? Che molti ragazzi che studiavano fuori sono tornati a casa e sono rimasti a casa 3-4 mesi. E hanno detto, ma e che facciamo qui? Cioè, tutto sommato, mica si sta male qui. Cioè, ora che stiamo qui, e l'anno prossimo non so se mi posso iscrivere all'università di Amsterdam facendola a distanza, ma perché devo stare a Milano, no? O perché devo stare a Bologna o a Roma? Anche lì, diciamo, è nato un piccolo gruppo di riflessione, qui e lì mi sono arrivate sollecitazioni da Gesualdo, in Irpinia, mi ricordo, diciamo, in cui questi gruppi si sono rimessi a un tavolo e hanno ragionato. La cosa che quindi c'è molto capacità di unione tra questi giovani.
E c'è un aspetto importante, che è questo dell'amore per il territorio, che non è affatto scontato. Cioè, nella generazione presente non è scontato. Mi è capitato di parlare con delle persone che vivono sotto un'autostrada in costruzione e che ti dicono: vedi, è il futuro, cioè, vedi, è il nostro destino. Considerando che quello che c'è oggi ormai è vecchio, diciamo, sono gli stessi abitanti di queste zone che spesso non amano le zone che abitano, sognano la città, no? Poi magari sognano, non è così facile. Quindi questo amore di ritorno per il territorio è una cosa in parte nuova, questo orgoglio, diciamo, ricostruzione, e questo immaginare il turismo, come è stato più volte stamattina detto in maniera più o meno codificata, che è un turismo locale, il primo turismo è il chi abita nel posto e ne è orgoglioso, che lo frequenta e ci va. Guardate che anche delle grandi città, Roma, che adesso è in crisi nera col turismo, cioè io abito in un quartiere centrale, c'è il deserto, vi dico il deserto vero, un tracollo, ma anche Amsterdam inizia a guardare che le spese nei ristoranti le fanno soprattutto gli olandesi, quelli che abitano in città. Non sono i turisti che vengono da lontano, ma i turisti su cui puntare sono i turisti del posto. Quindi tutta questa consapevolezza, diciamo, ci porta a una dimensione che è stata detta da Carolina stamattina, questo manifesto, Youth Manifesto, mi pare, non mi ricordo come si chiama, ci ha messo anche in questa posizione, che è stata più volte ribadita, quella dell'importanza della politica, del gioco della politica, cioè la politica nel senso migliore dei termini. La politica è uno strumento, a questo punto io mi sento di dire, peraltro appunto dato anche le difficoltà dei giovani sulla politica che sono state ribadite stamattina, ecco, che non tutta la politica è nemica, cioè la politica non è tutta nemica. È nemica nella misura in cui diventa lo spazio solo per quelli che abbiamo detto, allora, i vecchi os, come abbiamo detto, abbiamo chiamato aspetta, come si chiama, il signor Santo, gli scoraggiatori militanti, come, no? Come si era detto, cioè quelli che appena arriva uno dice io vorrei fare, ma esce fuori dal muretto, che sta lì dietro un muretto, no? Nel paese esce e dice ma che fai, ma come ti viene in mente, ma tu vorresti fare il musicista, vorresti fare nelle aree interne, ma sei sicuro? Vorresti fare l'agricoltura, il turismo nuovo? Ma prima ci abbiamo da fare le strade, prima gli ospedali, poi forse faremo qualche cosa. Così si uccide, cioè la gente vive di speranze, vive come vive di pane, cioè i giovani vivono di questo, non è che si può... E quindi diciamo ti rilanciano in questa trappola dei bisogni, per cui prima vive, cioè, il bisogno e poi forse... C'era il sogno, ma il sogno è indispensabile tanto quanto quello, per quello si parlava, no? Di sogni, diciamo, di speranza. Allora io sono molto contento, diciamo, perché poi appunto non tutte le istituzioni sono nemiche, diciamo, perché esiste questo mondo, no? Però esistono anche tanti sindaci, nella fattispecie, più sindaci che altro, che lo fanno perché lo sognano. Perché chi lo fa fare di fare il sindaco in un paese, diciamo, piccolo? Cioè lo fanno perché ci credono, perché vogliono fare qualche cosa, perché pensano di usare correttamente la politica come va usata, no? Per migliorare le condizioni di vita di tutti, no? Questo, e quindi sono molto contento di aver contribuito alla costruzione di questo gruppo, diciamo, di sogni, ecco, che parla di all'interno in questi termini, anche perché questi territori hanno delle caratteristiche comuni, quelli che abbiamo visto stamattina, cioè hanno una presenza di giovani che ha il coraggio di sognare e sogna, no? Ha una presenza di, come potremmo dire, di player, diciamo, di soggetti intermedi. Abbiamo Kramar, no? Abbiamo il GAL, abbiamo Silvia e Cosmoghi, cioè dei soggetti che hanno un loro ruolo specifico, che è quello di farsi promotori di altri, non necessariamente diventare i leader, ma di fare community makers, come si dicono, no? Cioè quelli che promuovono. Stando forse anche un passo indietro rispetto a quelli che promuovono, quindi questo è anche delle istituzioni che, diciamo, in queste aree hanno collaborato più o meno, per esempio nei Sicani fu fatto, diciamo, un associazionismo molto di qualità fra i sindaci, che poi con qualche difficoltà, perché ce lo possiamo dire, no? Ci fu qualche difficoltà con il GAL, alla fine fu fatto, diciamo, si è stato fatto un passo in cui due istituzioni che non si parlavano hanno cominciato a lavorare insieme sul turismo, no? E altrettanto è successo in questo queste aree, diciamo, possiamo dire, con le riunioni dei comuni, poi passi avanti, passi indietro, le cose cambiano, ma diciamo, l'ultima cosa, ecco, che volevo dire
è questa, che il rilancio, diciamo, delle aree interne, diciamo, deve partire, diciamo, questa nuova fase deve partire mettendo al centro i giovani, perché sono il soggetto più fragile, dando loro spazio, perché attenzione, questa strategia delle aree interne è andata in giro nei territori con l'umiltà di dire: sapete che noi istituzioni non abbiamo capito bene che dovevamo, abbiamo speso un sacco di soldi in questi territori e la gente se ne va, quindi c'è qualcosa che non sappiamo. Facciamo un passo indietro, chiediamo a voi di dirci cosa nelle vostre esperienze, no? E quindi l'idea era appunto di dare loro un po' più di spazio reale, uno spazio, e di io posso immaginare soltanto appunto che in questa nuova fase si rinforzi questo spirito della strategia, che si rafforzino il ruolo di giovani, anche dei più giovani ancora, quindi secondo me va sostenuta questa iniziativa fortemente, di allargare da questi tre ad altre aree e ad altri giovani, ad altri gruppi, anche più giovani, come si diceva, no? Quelli che pensano, quelli che desiderano, e privilegiare le strategie d'attacco rispetto a quelle di difesa nelle aree interne, no? Alle strategie che puntano agli investimenti più che alle politiche di compensazione. Ecco, diciamo basta, è finito. Grazie, grazie Filippo Tantillo. Io passerei la parola a Mauro Calderoni, appunto che è stato l'ideatore di Terres Monviso, non so, sindaco di Saluzzo, che non è un piccolo paese ovviamente, ma una cittadina, proprio perché, come dire, Terres Monviso è stato un sogno che è stato portato avanti anche attraverso gli animatori del territorio e soprattutto un argine rispetto agli scoraggiatori militanti, perché si fa rete con più valli e quindi si ha la forza, non si è più soli sul territorio, si va avanti insieme. Ma lascerei appunto la parola a Mauro Calderoni. Ma Terres Monviso non è un sogno, è una necessità, ed è messo a dura prova dai colleghi amministratori, scoraggiatori militanti, che sono tanti, maggioranza. Questa mattina io sono stato rincuorato e rinfrancato dall'entusiasmo dei ragazzi e delle persone che hanno illustrato le loro esperienze. Ho rivissuto un po' quello che è il travaglio del percorso che abbiamo iniziato nel 2015. I fondi al COTRA erano visti come un bancomat, un erogatore di risorse per progetti a breve termine, finiti i soldi, finito amore, dico sempre nei miei interventi, quando parliamo di questi argomenti. Abbiamo provato a fare un ragionamento di impostazione, di progetti strutturali che restassero nel tempo, che attivassero degli attori giovani o meno giovani, ma decisi e convinti ad imprendere sui territori. Per far questo abbiamo guardato a un perimetro che è quello del GAL Tradizione Terrocitane, non ci siamo inventati nulla, cioè l'unico soggetto di area più o meno vasta titolato a progettare sulla stessa, che peraltro poi ha anche 800.000 anni di storia comune, perché facciamo parte tutti del Marchesato di Saluzzo. Questo ci ha permesso di confrontarci con i colleghi francesi, di costruire un progetto di piano territoriale integrato che è stato premiato dalla Comunità Europea. Rimane però un problema enorme, che è quello di non avere degli strumenti amministrativi adeguati. La strategia nazionale aree interne, più correttamente, dovrebbe essere definita strategia nazionale di una parte delle aree interne, perché i fondovalle, che sono i centri di erogazione di servizi, non fanno parte della strategia, vengono vissuti con sospetto e con disagio dai colleghi che vivono al di sopra dei 600 metri di altitudine, perché il problema del limite altimetrico si pone sempre, ogni qualvolta qualcuno tenta di costruire una relazione e delle strategie con i colleghi che vivono nelle valli, per dire: cosa vuole questo qua che arriva da Saluzzo a raccontarci cosa fa? Ma è oggettivo che se non riusciamo a fare squadra, la centralizzazione dei servizi verso aree metropolitane renderà sicuramente invivibili le vallate e depaupererà anche le realtà di fondovalle, che oggi garantiscono ancora servizi minimi, non ai miei residenti, non ai residenti di Cuneo, non ai residenti di Mondovì, ma a tutte le vallate afferenti a questi tre fondovalle nella nostra provincia. Se non capiamo questo e non la finiamo di fare le battaglie per difendere il postamat di Brontello, che non salverà il mondo,
e non incominciamo invece a fare le battaglie per l'ospedale di Saluzzo, per il nuovo ospedale Hub di Cuneo, per il raddoppio della linea ferroviaria Cuneo-Fossano, per l'elettrificazione della Cuneo-Saluzzo-Savigliano, per il mantenimento e l'implementazione dei corsi universitari a Cuneo. Se noi non facciamo queste cose e continuiamo a dividerci rispetto a dinamiche comunali, noi siamo spacciati, noi siamo già morti. Quindi Terra e Monviso è una necessità, non è un sogno, è un'azione di difesa della volontà tenace di rimanere a vivere con una qualità di vita decente su questi territori. La funzione dei fondovalle rispetto alla valle non è un progetto di grandeur del sindaco di Saluzzo, tantomeno del sindaco di Cuneo, ma è il portato di 1000 anni di storia comune. È normale che i fondovalle svolgano un servizio per le aree montane e rurali afferente a questi territori. Sono stati incapaci gli amministratori che negli anni dal 70 al 90 si sono dimenticati del territorio. Quello è stato un errore strategico. Per fortuna oggi sta maturando una nuova consapevolezza, sta maturando per questo dibattito che viene su ad esempio dalla strategia e che viene da tanti centri di elaborazione intellettuale con cui ci si confronta. L'ultimo passaggio che faccio è quello relativo alla considerazione delle strutture politico-amministrative sul territorio. Oggi sono totalmente inadeguate alla gestione dei fabbisogni della popolazione residente. I comuni hanno delle competenze molto limitate. Le unioni montane non hanno la forza che avevano le comunità montane, le province sono molto indebolite dalla riforma, non esiste un soggetto amministrativo a livello territoriale che abbia la competenza sufficiente e necessaria a portare avanti dei processi come quelli che stimolano a condurre la strategia delle aree interne. Noi ci siamo scontrati nella progettazione del piano territoriale integrato, Loris segue con me dagli inizi, Sandro Agnese, subentrato da poco Valerio Cassetti, c'era Enrico Colombo. In Italia, a differenza dei colleghi francesi che hanno in un anno trasformato 6 comunità di comuni in 3 comunità di comuni e hanno eletto un capofila, noi ci siamo dovuti inventare un protocollo, quindi una struttura leggerissima con nessun valore dal punto di vista dell'Unione Europea, tant'è che abbiamo costruito il PITER, l'abbiamo proposto ai francesi e gli abbiamo dovuto regalare il capofilato, perché non avevamo la struttura amministrativa adeguata per gestire questo processo. Loro sono 30.000 abitanti e 6 valli, noi siamo 6 valli, 129.000 abitanti, noi abbiamo una potenza economica su questo territorio dovuta a una ricchezza del settore primario ma anche dell'artigianato connesso incomparabile rispetto alla loro economia, che è esclusivamente turistica, esclusivamente stagionale, legata alle stazioni sciistiche e null'altro, ma non siamo in grado di portare avanti e di condurre il processo perché non abbiamo delle strutture adeguate sul territorio. Questo è un elemento con cui ci confrontiamo ormai da anni. Quando io lo pongo al centro della discussione, ripeto, vengo guardato con sospetto dai molti, non tutti per fortuna, colleghi amministratori, perché si immagino che ci sia una volontà di annessione, ma è un tema che va affrontato, fortunatamente colgo un certo interesse non solo nell'area del GAL, tradizione terre occitane, di cui peraltro, ahimè, Saluzzo non fa parte, ma anche adesso nel sindaco di Cuneo e nel collega Paolo Adriano di Mondovì. Io sono convinto che i 3 fondovalle della provincia di Cuneo, la mezzaluna alpina che va da Saluzzo a Cuneo a Mondovì, debbano sottoscrivere al più presto un piano strategico per conservare e di conseguenza potenziare quelli che sono i servizi su questi territori, altrimenti inesorabilmente tutto scivola verso Torino, verso la realtà metropolitana, non si salveranno i fondovalle e naturalmente non si salveranno le valli. Grazie, grazie per l'intervento. E
Io adesso chiederei a Loris Emanuel, presidente dell'Unione Montana Vallestura, che ha fortemente creduto nel progetto Muovere Montagne, di cui era partner tra l'altro. Ecco, come facciamo a dare continuità a questo processo che è iniziato non dal progetto Muovere Montagne ma già da prima, per riuscire poi a dare delle risposte ai sogni che abbiamo sentito quest'oggi? Prego Loris. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie a Silvio, Fabio, grazie per aver organizzato questa occasione di incontro. Non so quando nella mia vita avrei mai pensato di potermi confrontare con i ragazzi della Sicilia o del Friuli, e invece mi sono stati portati a casa, no? Ed è grazie a chi l'ha fatto, grazie a vostra disponibilità di essere venuti qui per accettare un confronto, ed è stata un'occasione di crescita immensa. Allora, io provo a partire dalla filosofia, provo a fare un discorso che parte un po' da lontano, che poi tocca tutto. Il discorso è non occupare spazi, ma avviare per processi. Allora, noi abbiamo un sistema politico, ma non in Italia, nel mondo, cioè è un po' figlia della democrazia, del confronto democratico, che tende a far prevalere l'occupazione degli spazi, no? Lo spazio politico, lo spazio fisico anche, no? Del crearsi la sala riunioni, lo spazio per fare l'incontro, cioè si va veramente una tendenza ad occupare spazi. Ovviamente poi gli spazi devono essere mantenuti, devono essere difesi, e di conseguenza creato lo spazio non ci occupiamo più se non della sua difesa, diventando un ostacolo all'evoluzione di quello spazio, alla prosecuzione, al cambiamento. Ma è una cosa che facciamo tutti, serenamente, ognuno a suo modo, senza cattiveria. È proprio un sistema. Io ho trovato geniali, anche se sono convinto che Alessia lo abbia, non se ne sia neanche accorta, quello che ha detto la ragazza più giovane che è intervenuta, penso, di oggi, quando ha detto, parlando del progetto IEP e dell'associazione che si è costituita l'anno scorso, ha detto: non pensiamo di durare, ma di continuare in altre forme. Cioè, la ragazza più giovane che è intervenuta qui ha dato un messaggio che secondo me è il messaggio con cui la politica, la nostra politica si deve confrontare. Dunque, cioè, gli spazi vanno creati, servono per tante ragioni, ma dobbiamo pensare che gli spazi non debbano essere difesi fino alla morte, ma devono pensare di poter continuare in altre forme. Questo è fondamentale oggi. E la lezione più importante, che più che una lezione è una presa d'atto di quello che è successo, ci è venuto dai ragazzi dei Monti Sicani. Perché penso che, come ognuno di voi, non so se io perché è particolarmente sensibile, non lo so, ma io sono stato molto emozionato dalle parole che sono state dette. Bravissimi, per una tradizione che affonda nella Grecia classica, anche nella capacità, nella narrazione, cosa di cui invece noi manchiamo molto. Breve inciso, nei nostri interventi quante volte prevalgono parole come... ne ho segnate alcune, siamo deboli, i giovani vanno via, le cose non funzionano, i giovani scappano altrove, fatica, pochi giovani, non ci credono più. Le parole che usiamo involontariamente dicono una condizione, no? Come noi ci poniamo nella nostra vita. Nelle parole che sono state invece utilizzate per descrivere la loro storia, nella loro narrazione, queste parole non c'erano, ma non è che non abbiano gli stessi problemi, lo abbiamo visto, e non è che li abbiano superati, però c'è anche nell'utilizzo dei termini, delle parole, la capacità di trasmettere passione, di trasmettere un'idea positiva. Dunque, è importante, le parole sono importanti, resilienza, restanza, cioè le parole sono sempre importanti, dunque dobbiamo imparare anche a usare queste parole. Però tornando a questa narrazione, secondo me nella loro narrazione c'è una risposta, ci sono le risposte al problema della distanza dalle politiche che vengono create a livello nazionale e faticano ad arrivare a livello locale. C'è la risposta alla resistenza al cambiamento e anche la velocità.
L'altra sera qui a Valoriata abbiamo avuto la fortuna di avere Mauro Berruto, allenatore della nazionale italiana di pallavolo, e che a un certo punto dice una cosa nel bellissimo, dice che è molto importante la forza del tuo avversario. Più è forte il tuo avversario, più tu cresci. Tu più hai un avversario forte e più ti metti in gioco. Beh, noi condividiamo con il Friuli il vecchio, il signore, il prete mancato, queste forme di resistenza, no? Forti, forti. Ma non avevamo un avversario così forte come hanno avuto loro, che è la mafia, che non si limita a scoraggiarti, ma fa ben altro. E beh, proprio grazie a quell'avversario così forte, penso, non so, via, loro hanno, si sono messi in gioco in un modo tale per cui forse hanno trovato una chiave che oggi ci hanno in qualche maniera consegnato, che sono le relazioni, che poi sono quelle che mancano, perché se non c'è la relazione non riesco a spiegare che cosa fare interne, se non c'è la relazione non posso neanche provare a superare chi resiste al cambiamento, se non c'è la relazione non posso dare velocità. Molte volte le relazioni, gli incontri, il parlarsi viene percepito invece come lentezza, devo ancora parlare con questo, parlare con quell'altro, allora cerco di fare veloce, WhatsApp, tante volte mi vengo criticato perché convoco le giunte via WhatsApp e dunque ho imparato una cosa in più oggi, però a parte le battute, no? I metodi dicono anche molto, no? Dunque noi recuperare la relazione, come è stato fatto lì? Il turismo delle relazioni ci insegna qualcosa. È bellissima l'idea per cui noi quante volte abbiamo pensato che il turista che viene qua dobbiamo fargli trovare nella camera d'albergo il cestino con i prodotti locali. No, il cestino te lo faccio trovare vuoto e i prodotti locali ti accompagno a trovarli sul territorio. Ma è un rovesciamento completo, non è solo l'effetto sul turismo, ma è quello che lasci al turista, ma quello che crei per la persona che abita quel territorio, il coinvolgimento che gli dai, l'importanza che gli dai alla sua piccola cosa che ha fatto, in cui crede, in cui le politiche dovrebbero cercare di arrivare per dargli stimoli a continuare. Allora, mentre fai tutto questo, magari gli racconti anche che esistono le aree interne, magari gli racconti anche che c'è Teres Monviso, che c'è un'unione dei comuni che prova a fare qualcosa, c'è il sindaco che fa delle altre cose. È anche un modo per trasferire competenze e conoscenze, ma si gioca tutto sulle relazioni. Chiamiamolo turismo, ma è quel movimento sul territorio. Ho trovato veramente magnifico quello che ci avete spiegato, e non il dove, ma il con chi. Il dove, torniamo allo spazio, dove lo facciamo? Il con chi lo facciamo e come ci relazioniamo con quel con chi. Veramente, grazie. È stato veramente, penso, importante per tutti noi questo aspetto. E penso che da queste suggestioni ci possano nascere il tentativo di estendere questa esperienza in forme che poi possono anche essere differenti, perché ogni territorio poi ha le sue caratteristiche, però per poter riuscire a dare quella relazione, cioè a superare questi problemi. È uno sforzo immenso che dobbiamo fare. E sicuramente questo sforzo parte dal territorio, dal sindaco. Però attenzione, io qui lo dico, c'è un po' in Italia il mito del sindaco, no? Che è un mito sicuramente positivo, cioè anche giusto, perché ci sono persone che fanno immensi sacrifici per riuscire a tenere su la baracca, no? Come si dice. Però il sindaco è sindaco perché è il rappresentante di una comunità. Non è che lui, cioè anche quest'idea per cui abbiamo letto il sindaco, adesso ci pensa lui, io mi faccio gli affari miei, no? Spesso succede. Lasciato solo a sbagliare, perché poi alla fine sbagli, cosa vuoi fare? E poi ti dicono anche che hai sbagliato. E non va bene, il sindaco deve essere un soggetto con cui quella comunità si relaziona, perché in una struttura, in un'architettura istituzionale deve avere una voce che va in unione, una voce che va in provincia, va in regione, poi con i vari livelli, e va bene, ma deve raccogliere, non deve fare tutto lui. E questo però è un vizio che abbiamo. Dunque, non mitizziamo troppo la figura del sindaco. Il sindaco, secondo me, va aiutato, non va mitizzato, messo lì col petto in fuori a dire è tutta la comunità dietro e vi difendo io. Il sindaco deve cercare nella relazione con la sua comunità di
poi sapere che a sua volta è solo ed ha bisogno di rapportarsi con i suoi colleghi sindaci all'interno di una comunità più ampia. Le valli alpine lo consentono, le comunità montane hanno una tradizione quarantennale, oggi le chiamiamo unioni dei comuni, ma alla fine la comunità è sempre quella che si deve relazionare. Però le sono molto importanti per togliere quella solitudine del sindaco, quella difficoltà, perché poi il sindaco con il tecnico mezza giornata, con il ragioniere che non c'è, cosa fai? Certo, tiri avanti, c'è bisogno di un'organizzazione, ma non per far sparire il comune, non per far sparire quella comunità, ma per riuscire a fare di più in quella comunità. Ma una volta che poi siamo arrivati all'unione dei comuni, non è che siamo a posto, abbiamo fatto questo sforzo, adesso non ci pensiamo più. L'unione dei comuni, io parlo della Vallestura, l'unione dei comuni di 7200 abitanti, che per un comune come il mio di Moiola di 200 sembra già essere una comunità di quelle da far tremare le gambe, non ha nessun peso politico a livello provinciale. A livello regionale, sì, poi allora lì c'è il gioco delle conoscenze, conosco l'assessore, mi faccio conoscere, qua e là cerco di... è uno sforzo immenso per cercare di portare a casa qualcosa. Le unioni devono mettersi insieme a loro volta, in un processo come quello francese insegna, le unioni dei comuni devono mettersi insieme, il progetto Terres Monviso prova a mettere fa. Avevamo un GAL, erano già 5 unioni, se ne sono aggiunte altre, si è aggiunta una città di fondovalle con una visione in questa direzione per creare una massa critica che si era unita con quella francese per creare un programma a livello europeo. Allora questo è un altro livello. E poi non basta neanche più quello, perché poi dopo bisogna andare alla regione, bisogna andare avanti, però lì poi le istituzioni ci sono. Perché poi e la fragilità è fino a lì. Poi quando arrivi alla regione, poi ci sono i ministeri, poi c'è il governo, c'è il sistema istituzionale, è ben presente. Però manca prima, dunque questo sforzo, però dobbiamo esserne consapevoli, ma non per non fare noi le cose, per farle fare a qualcun altro, ma per riuscire a farle meglio. Questo è molto importante. Perché poi questa scala si può percorrere al ritorno, allora sì, che il ministero, il governo, chiunque esso sia il governo, fa una politica e la può trasmettere, può arrivare, e deve arrivare fino poi a quel sindaco e a quella comunità che magari si ritrova per decidere con le 10 partite IVA come comporre il percorso ci si racconta anche quello che è successo e le opportunità che vengono fuori. È questo che dobbiamo cercare, secondo me, di tenere insieme. È comunque un'architettura delle nostre istituzioni a livello locale. Non pensare che arrivati a un punto si abbia risolto tutto, ma tenere insieme questo. Allora penso che, perché poi si arriva lì, si arriva a quell'effetto lì della relazione con quello che ti tiene aperta la casa per far venire il turista, piuttosto che si arriva ai ragazzi giovani che magari hanno un'idea e si cerca di portarla avanti insieme, si arriva lì dove in realtà vogliamo arrivare tutti, ma fatichiamo tutti immensamente ad arrivare. Poi questo è quello che oggi mi ha lasciato, diciamo, se così si può dire, questa bellissima giornata, e non mi stanco ancora di ringraziarvi tutti per avermi dato e averci dato, penso, questa bellissima possibilità. Grazie a te, Loris Emanuel. E prima si parlava di aumentata consapevolezza del proprio territorio, di un paesaggio anche che è condiviso con tutti quelli che ci vivono, però i giovani hanno più consapevolezza del valore anche di questo, per cui io do la parola a Roberto Audisio, che è il delegato FAI di Cuneo, che è proprio di ambiente e di paesaggio. Puoi passare il microfono, grazie. Sì, io sono il capo delegazione di Cuneo, volontario, FAI, Fondo Ambiente Italiano, fondazione privata, che dal 75 cerca di valorizzare, promuovere e tutelare il patrimonio sia artistico che naturalistico del nostro paese. Vi ringrazio Silvia per l'invito a questa manifestazione e per aver iniziato con questa manifestazione una collaborazione che speriamo duri ancora per i prossimi anni. Perché FAI, proprio in quest'ottica, parlo di montagna, proprio quest'anno ha lanciato un progetto per i prossimi 10 anni, un progetto molto importante che impegnerà il FAI veramente tantissimo, che si chiama Progetto Alpe. È il progetto che cerca di valorizzare il patrimonio
dell'Italia sopra i 600 metri. Lo fa perché? Perché ci siamo resi conto, tutto sommato, che se guardiamo il disegno dell'Italia, questo stivale, come dire, abbiamo visto che cos'è che unisce di più l'Italia se non i territori sopra i 600 metri? Con tutto l'arco alpino da est a ovest e con gli Appennini da nord a sud, comprese poi le isole, perché anche le isole hanno territori sopra i 600 metri, praticamente ogni provincia italiana ha nel proprio territorio una parte sopra i 600 metri. E rappresenta più del 60% del territorio italiano, questo territorio. Sono 10 milioni gli abitanti che vivono in queste zone. Qui davvero è un territorio tutto da valorizzare, perché, e se ne è parlato ampiamente stamattina, un territorio che si sta spopolando, che si è spesso già spopolato, ma che ha bisogno di avere attenzione, perché è un territorio che ha un grandissimo patrimonio culturale, spesso artistico, magari minore, completamente da conoscere. Il FAI sta facendo un po' questo, lo ha fatto per tanti anni nelle città, nei grandi monumenti, e lo vuole fare anche invece in questi territori. Cioè quello di far aprire un pochino gli occhi, no? Dare una lente di ingrandimento e far vedere il territorio attraverso questa lente, perché spesso e volentieri abbiamo piccoli tesori nascosti dietro gli angoli delle nostre case e non lo sappiamo neanche, non ce ne rendiamo conto. Quindi il FAI, attraverso i volontari, sta cercando di fare anche questo. Oggi ci sono 5 parole che mi sono segnato e che in cui il FAI si ritrova molto bene, che sono il sogno. Il FAI ha un grande sogno, che è quello di cambiare un pochino il paese, no? Quindi questo sogno di cui oggi si è parlato tanto, penso che ci si ritrovi benissimo anche il FAI. L'orgoglio di appartenere, il FAI è veramente orgoglioso, il FAI sta facendo questa grande azione un pochino sussidiaria a ciò che fa lo Stato, a ciò che fa il governo, che è quello appunto di promuovere, di valorizzare tutto il patrimonio culturale italiano. L'ascolto, il FAI in questo progetto Alpe fa veramente questo, è sceso un pochino, lo dico senza timore, è sceso un pochino dall'Olimpo, dal trono che aveva, in cui il FAI veniva visto, anche perché il FAI nasce, è obiettivo, nasce nella borghesia milanese degli anni 70, quindi ha sempre avuto un pochino quest'aura di vabbè, loro puzza sotto il naso, sono i grandi signori, i grandi ricchi, usano il FAI un po' come giochino, cosa che in realtà non è, perché chi ha fatto nascere il FAI, parlo della Giulia Maria Crespi, mancata pochi mesi fa, ci ha creduto davvero tanto dall'inizio, mettendoci davvero tanto di suo, portando in Italia quello che era l'esempio del National Trust inglese. Il FAI nasce un pochino come costola di Italia nostra, in un momento in cui negli anni 70 si usciva da un boom economico pazzesco, che era quello del dopoguerra, boom economico però che ha portato a un depauperamento, diciamo così, un grave sfregio del paesaggio, perché con il boom economico si sono fatte tantissime, mi permetto di dire, maialate sul territorio. Quindi l'ascolto perché? Perché con questo progetto Alpe, in cui il FAI è sceso dal trono, si cerca di andare ad ascoltare chi in quei territori li vive, perché chi più di loro può insegnare al FAI come valorizzarli e come mantenerli. L'avventura del progetto Alpe al FAI nasce all'inizio degli anni 90, quando una delle prime donazioni, che è stato il Castel Grumello nelle Alpi Robiche, ha cominciato a riguardare un territorio un pochino sconosciuto al FAI. Il FAI si è sempre occupato di parchi, di ville, di monumenti, di castelli, ma quando è arrivato Castelgrumello in montagna il FAI quasi non sapeva neanche bene come trattarlo. Poi nel 2003 è stato donato al FAI il mulino Gervasoni in Val Brembana, che è stato il primo luogo del cuore. I luoghi del cuore è una grande campagna che il FAI porta avanti ormai da anni. Il mulino Gervasoni è stato il primo luogo segnalato in questo censimento ed è stato il primo luogo salvato con i luoghi del cuore. È un mulino piccolo piccolo in Alta Val Brembana che ancora oggi produce farine con grani antichi e prodotti
che il FAI riesce a promuovere attraverso i suoi canali, dandogli un grande valore. Poi nel 2011 arriva l'Alpe Pedroria, sono pascoli in alta montagna nella provincia di Sondrio, e poi si arriva, me lo sono segnato perché non voglio dire cose sbagliate, nel 2015 con un'altra donazione importante, che è il Monte in Fontana Secca nel Col de Spadarot sul Monte Grappa, provincia di Belluno. È una grande proprietà, una grande malga in cui il FAI si è dovuto confrontare con la vacca burlina, per esempio, cioè una razza di mucche che stava scomparendo e che il FAI, grazie alla conoscenza e grazie all'ascolto di chi quei monti li vive, sta riportando su negli alpeggi per produrre formaggi come il morlacco, che stava scomparendo. Ecco allora che anche questi luoghi, anche questi beni diventano importanti e vengono trattati allo stesso modo dei grandi castelli e dei grandi parchi in giro per l'Italia. Quindi l'ascolto di chi quei monti li vive per poterli valorizzare al meglio. La consapevolezza, il FAI ha un motto, che si protegge ciò che si ama ciò che si conosce, quindi è proprio partire dalla conoscenza del patrimonio che abbiamo per poterci affezionare di più tutti insieme, e quindi affezionandoci è normale che poi uno abbia voglia anche di difenderlo quel patrimonio. Quindi la consapevolezza è la prima cosa in assoluto, e poi i giovani. Oggi i giovani sono stati protagonisti di questa giornata, e il FAI sta puntando tantissimo sui giovani, con i gruppi giovani, con il progetto che sta portando avanti, proprio perché i giovani sono il nostro futuro, l'abbiamo detto tutti e ne siamo tutti sicuramente consapevoli. Io aggiungerei qualcos'altro però anche, la riabilitazione, cioè il cercare una terza via di fuga rispetto a due visioni che si hanno normalmente della montagna. Una è una visione molto passatista, no? Prima si è citato Nutorevelli, quindi la visione della montagna un pochino così, come si è anche detto, vittima, spopolata, in contrapposizione invece a una visione molto più modernista, che è quella di che si ha in qualche paese di montagna, quello di portare l'urbanizzazione, la città sui monti. Parlo di delle grandi città, mete turistiche come Bardonecchia, Madonna di Campiglio, in cui la zona di montagna vuole essere vissuta quasi come la città, che è una visione anche questa sbagliata, perché è una visione che stravolge ciò che è la montagna. Riabilitare invece la montagna per quello che è quello che sta venendo fuori molto bene da questo incontro, è una terza via di fuga, che è quella che il FAI vorrebbe percorrere con questo progetto Alpe. E poi la custodia, che è un'altra parola che a me piace molto, che è venuta fuori anche oggi, è delegata a quella di prima, cioè cercare di riportare in montagna, rivivere la montagna per quello che è, non idealizzata, ma attraverso i servizi, attraverso il ritorno alla montagna, i giovani che vanno a fare esperienza fuori ma poi ritornano e possono diventare davvero i custodi di un nuovo stile di vita che la montagna può offrire. Questo è un po' il progetto Alpe che impegnerà il FAI nei prossimi anni, un progetto molto importante. Per la prima volta il FAI si confronta con un progetto di questa portata, e siamo convinti che sarà una sfida vinta ancora una volta, grazie a tutti gli italiani, perché il FAI invita in questa sfida, naturalmente come per tutte le altre sfide che ha già portato avanti, tutti gli italiani. Il FAI sta crescendo tanto, ha bisogno di crescere ancora di più sul modello del National Trust, ma noi ci auguriamo davvero di poter dare questo piccolo contributo, piccolo grande contributo allo sviluppo del progetto della montagna. Grazie davvero a tutti voi, decisori, come vi abbiamo soprannominato. E adesso mi dicevano, e mi scuso per i tempi perché le cose da dire erano tante, siamo andati veramente in là, ma c'erano forse alcuni giovani che avevano delle domande, per cui io passerei loro il microfono, ma prima gli chiederei se vogliono venire qua a sanificarsi le mani, perché non vorrei mai essere un untore involontario. Stai dietro la riga perché sennò fischia. Prego.
Ma allora, io ho ascoltato prima con grande interesse l'intervento dell'onorevole Gribaudo, che condivido, soprattutto quando ci parla di un bisogno, di una necessità da parte dei giovani di scendere in campo, quindi di occuparsi di politica, di cosa pubblica. Scendere in campo. E di... E, di, e quindi di bene comune, no? Di bene comune. Non mi attribuire questo, te prego. Mi sono espresso male, però ci siamo capiti. Scherzo, ormai ci siamo capiti. Dunque, io volevo un attimo capire questa cosa qua, no? Perché a me sembra una contraddizione in termini, nel senso che lo condivido, trovo che sia giustissimo, però d'altro canto vedo un paese, un mondo che va nella direzione contraria. Cioè, parto dal locale, no? E mi riferisco alla provincia di Cuneo, quindi al nostro territorio. Vanno man mano scomparendo iniziative, chiamiamole incontri, comunque questioni culturali importanti. Per esempio, penso ad esempio a una che avevamo qua e che lei conosce benissimo come Campeggio Resistente. Era una fucina. Avendo contribuito a fondarla. Esatto, era una fucina politica importantissima, a mio modesto parere. E partendo esattamente da questo percorso piccolo, da queste piccole basi, ad arrivare a una, quella che io credo si trasformerà in una mancanza di rappresentanza futura per quello che sarà il nostro paese territoriale e non a livello centrale, mi chiedo com'è possibile per i giovani entrare a far parte in questo discorso di politica, entrare a far parte dell'amministrazione pubblica, occuparsi della cosa pubblica, se poi in realtà il nostro paese va nella direzione esattamente contraria. In realtà il paese non va nella direzione contraria, il paese va proprio in quella direzione, perché la maggior parte dei decisori veri non sono sicuramente i giovani, che comunque sono pochi. Cioè, di nuovo torniamo alla realtà, metodo, e ricordiamoci che questo è uno dei paesi con la natalità più bassa d'Europa, quindi abbiamo anche un problema di capitale umano che è oggettivo, e cioè i giovani sono pochi, i giovani che si impegnano in politica sono ancora meno. Aiuto. Quindi in realtà quello che, e sono molto sintetica nel risponderti, perché proprio quello che tu dicevi, in realtà sta lì il nodo, cioè il nodo è che siete pochi, naturalmente avete una vita complicata, perché non è più come una volta, quindi anche l'impegno nella politica è più complesso, reso dal fatto che il lavoro è precario, non è come chi ha i capelli bianchi che ha iniziato a fare politica in un'altra epoca, c'erano altre risorse per gli amministratori se facevi l'amministratore, ma soprattutto avevi una tranquillità, possiamo dire così, di non precarietà della vita, di paure e quant'altro, che ti consentiva di fare dei percorsi più lineari. Oggi è molto complicato fare questi percorsi lineari, tant'è che si dà fiato, si aiutano a far germogliare magari delle iniziative, alcune vanno avanti per un po', citavi Campeggio, appunto, credo che lo sai perché, ripeto, non vengo da tanto lontano, ero insieme ad altri tra i fondatori di quell'esperienza. Dopodiché non mi scandalizza, lo dico con tranquillità, perché quello è stato un luogo, una fucina, probabilmente tu eri ancora più giovane, ti sei avvicinato lì e poi hai fatto un altro percorso. Questo che cosa vuol dire? Che ogni tempo, cioè ogni generazione o microgenerazione probabilmente ha la necessità, con linguaggi, forme nuove, no? Come diceva anche Loris, di reinterpretare. Per me andava bene Campeggio, per voi andrà meglio IEP, magari ci andrà qualcos'altro. Quello che è importante è non perdere la curiosità, non perdere la voglia di cambiare la realtà in cui si vive, e farlo secondo me anche qui con un orizzonte un po' più vasto, che non è solo guardare all'Italia o all'Europa, ma è anche a partire dalle piccole questioni. Faccio un esempio concreto, scatenando il dibattito tra i pochi amministratori che ancora sono qui. Parliamo di ambiente, sposiamo giustamente le campagne di Greta e di quello che c'è da fare. Vengono fatte delle scelte in questo momento sul nostro territorio che riguardano i progetti costosi, su cui la trasparenza delle decisioni politiche pubbliche locali non è stata altrettanto. Non me ne frega niente, lo dico con grande libertà, visto che sono amministrazione che ho sostenuto. Dove sono i decisori politici? Noi oggi abbiamo qui Saluzzo, perché non c'è Cuneo?
perché non c'è Cuneo che dovrebbe rappresentare il capitale di unione delle nostre valli? Evidentemente perché la classe politica del fondovalle più grande, potrei anche dirti Borgo per la verità, ha deciso di scegliere altro. Quindi è fondamentale che anche le poche persone che ci sono, perché capisco che siete in poche, continuate a impegnarvi con senso critico, con determinazione, e continuate a far vivere dei luoghi e degli spazi di cultura da un lato, dall'altro senza perdere l'orizzonte, come dire, politico. Non entro nel merito, se vuoi ne parliamo dopo prendendoci un succo di mela, ma voglio dire che voi avete l'opportunità da un lato di fare cultura e inserirci i ragionamenti delle decisioni che territorialmente vengono prese. Questa io credo che sia una svolta importante per crescere un senso di comunità critico e costruttivo. Dall'altra parte, ripeto, spesso poi i numeri fanno la differenza, cioè se in politica o comunque nell'amministrazione non ti impegni, e per impegnarti, per risponderti, basta candidarsi o comunque costruire una rete di comunità, una rete di consenso. Nessuno di noi, a parte alcuni che magari, che ne so, con una botta veramente di fortuna, ma molti di noi, almeno parlo per me, io ho iniziato a 18 anni a prendermi i voti, non è che mi ha messo qualcuno, no? Poi diciamo ci sono le ricostruzioni giornalistiche dei più, ma in realtà dipende qual è il tuo percorso e bisogna provare a costruirlo. Non sono stata messa da 10 click in una rete, ma ho fatto delle scelte anche complicate. Quello che bisogna sapere è che non si è soli nel fare questo percorso e impegnarsi, quindi impegnarsi nell'amministrazione, provare a candidarsi, provare a costruire una rete di contatti per portare avanti delle idee, da seguito poi, secondo me, all'avanzamento di buone pratiche. Questo significa anche così creare e selezionare una classe dirigente che sempre più sia, come dire, magari all'altezza dei tempi che stiamo vivendo. Se si abbandonano, come mi hanno insegnato, i vuoti in politica si riempiono, e non sempre quei vuoti vengono riempiti nel modo magari più competente o come noi ci aspettiamo. Non bisogna cioè mai delegare in bianco, come ricordava Loris, cioè non abbandonare. Questo vale per lui ma vale anche per noi. È chiaro che, a proposito di frammentazione società e quant'altro, anche i partiti tradizionali, anche quelli a cui io appartengo, non hanno più la stessa forza, perché spesso in realtà anche in quei luoghi tu ti avvicini e porti un'idea e ti guardano come se venissi da Marte. Quindi non so nemmeno se dirti se quelli siano i luoghi forse sono questi. Poi però bisogna dargli gambe anche in trasformarli in qualcosa di nuovo. Indubbiamente, io non vorrei sembrare troppo antica, un po' lo sono, ma la rete può essere sicuramente, no? La rete e i nuovi metodi di comunicazione sono un canale dove fare anche politica e in senso alto e nobile del termine. Riprendetevi quegli spazi, come già state facendo, cercando anche voi di dare continuità, pur nella, capisco, nella complicazione di avere delle vite che oggi sono meno lineari di una volta, e anche su questo dovete pretendere ascolto, però a partire dagli amministratori locali, proprio perché voi avete, vivete delle fatiche molto diverse da chi magari ha un altro passato. Su questo fate lo sforzo, ve lo dico, talvolta bisogna lottare un po' di più, talvolta magari bisogna anche provare a venirsi incontro, a mediare le diverse esigenze, e così magari una volta si fa il ballo liscio e la corrente al balletto, e l'altra volta magari si fa, per dire, il concerto come dire, di musica elettronica che può piacere alle giovani generazioni. Bisogna provare a tenere questo insieme, e così penso che si possa innescare un meccanismo virtuoso. Abbiamo un po' smesso, faccio solo più questo esempio, spesso nei paesi con meno abitanti ci sono più liste che votanti tra un po', mentre invece non è così in alcuni fondovalle o in alcune situazioni più difficile, perché l'impegno è più gravoso anche per le cose serie che venivano dette. Bisogna provare a ritenere e a ricostruire un equilibrio di insieme, che non è proprio facile, anche perché appunto dividersi non sempre aiuta. Grazie a tutti. Allora io direi che abbiamo fatto veramente tardi. Ringrazio davvero tutti, ringrazio il Comune di Valle Oriate, ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Sono venute fuori tante cose, ci saranno altre occasioni per parlarne, e direi di chiudere con questa visione, cioè che siano giovani, adulti o anziani, non facciamoci rubare i sogni, perché poi alla fine insomma tutti noi siamo impegnati in questo. Vi chiederei ancora un favore, se possiamo fare una foto tutti insieme con la mascherina sul palco, quindi inviterei le comunità dei giovani a salire e fare una foto tutti insieme. Grazie a tutti.